La Parigi del dopoguerra, l'intimità di due amanti, gli occhi di un bambino che guardano con languida durezza l'obiettivo del fotografo. Scatti tra sogno e vita reale, istanti di vita che diventano eterni grazie all'occhio del poeta della fotografia del XX secolo, Izis Biedermanas. Il Museo Linari a Firenze, in collaborazione con la Ville de Paris, ospita 120 fotografie del fotografo francese che raccontò la Parigi dei sogni, la Parigi del dopoguerra. Ma c'è anche tutto quel mondo fatto di sogno, che è quello così di chi è al circo, dei funamboli, dei mangiatori di fuoco e così via. Sono tante fonti di ispirazioni che, al di là di Parigi, che di per sé stesso è una fonte inesauribile di ispirazione, hanno permesso a Izis di fotografare un momento straordinario della storia francese. Scatti, quelli di Izis, contraddistinti da niti di chiaroscuro e popolati da personaggi senza tempo, lungo la Senna, nella fumosa Londra degli anni 50 o al circo. Contenuto, azione ed emozione si concretizzano nella ricerca di una perfezione formale e nelle immagini dei quartieri popolari dove la strada è la vita, ogni dettaglio diventa un racconto della realtà umana. Nato in Lituania nel 1911, Izis arrivò a Parigi a 19 anni, un personaggio anticonformista rimasto ai margini della notorietà, non raggiungendo la celebrità dei suoi colleghi come Cartier-Bresson. Nel corso della sua lunga carriera ha fotografato e conosciuto alcuni dei grandi protagonisti della cultura francese dell'epoca, da Albert Camus a Marc Chagall. All'inaugurazione della mostra era presente anche il figlio Manuel, che ha descritto Izis come un inconsolabile uomo felice.